Fa veramente, ma veramente uno schifo. Ragazzi, qua di luci ne fanno poca queste. Come potete vedere, le luci sono, vedete, sono molto molto fiacche, ma ci sono queste anche, che noi possiamo. Ecco, non abbiamo posto. Allora, facciamo una cosa. Vediamo cosa possiamo eliminare. Allora, a parte che dobbiamo mettere giù. Sì, allora facciamo una cosa. Mettiamo giù qua il nostro teletrasporto. Magari mettiamolo qui. Quindi, tre. Così. Apriamo e gli mettiamo uno. E 1 2, così abbiamo già anche il nostro teletrasporto e siamo tranquilli. Facciamo 4-8 lampade, vediamo un attimino queste quanta luce fanno. Andiamo a prendercele, le mettiamo al posto delle scale, ragazzi, perché non ci servono. Intanto avete visto, non è difficile farle, eh. Mettiamo, allora, no, non mi piace così. Possiamo anche fare una cosuccia, fatemi vedere se io la mettessi qui. Ah, ok, niente, si appendono così. Sì, in effetti, ragazzi, fanno molta più luce, fanno veramente molta, ma molta più luce. Guardate, mettiamo un'altra nel centro. Ragazzi, guardate quanta luce fanno. Io direi che quasi quasi togliere queste porcherie qua, rimettere di nuovo i blocchi e mettere, non mi piacciono tantissimo da vedere queste luci, ma voglio provare una cosa, scusate un attimo, ma se io facessi così e la mettessi così, perfetto, perfetto. Sì, ragazzi, ne vale la pena. Facciamo che fare una cosa del genere e le mettiamo qua. Perfetto, secondo me stanno molto meglio, decisamente molto meglio, io direi di fare una cosa del genere. Quindi togliamo tutte queste che a noi non ci servono e via. Poi faremo magari magari si può fare un pavimento con quelle lì, L'unico problema è che purtroppo per fare un pavimento del genere, ragazzi, avete voglia, dovete per forza andare a allora, tanto giriamolo così e chiudiamo tutto quello che c'è da chiudere, perché purtroppo dobbiamo chiudere. Così intanto facciamo un po' di crafting anche insieme e vedete anche le nuove cose. Allora, vedete, qua abbiamo, ad esempio, togliamo una di queste, ok, poi andiamo qua, togliamo questa e vediamo se con 6 basta già. No, con 6 non basta, quindi io direi di fare una cosa, ragazzi. 1 2 1 2, e la mettiamo qua. 1 2 1 2, quindi togliamo, la mettiamo qua, togliamo questa e gli mettiamo il blocco girato, perché a noi ci serve girato. Esatto, così. Perfetto. E io direi che così dovremmo essere a posto. Più o meno.
ragazzi, qua per fare una bella cosa dobbiamo fare così, guardate, dobbiamo fare così, quindi togliere questo e questo, questo e questo. Perfetto, e andiamo a metterle qua, le nostre luci. Ok, vedete, rimane praticamente in questa maniera. Poi, se noi prendiamo questa, facciamo una e due, la possiamo mettere qui e si accende, vedete? Non abbiamo più luci, ma le andiamo a prendere, non è un grosso problema. Tiriamo via questo. Questo e questo, ok? Qua ci siamo, tiriamo via questo, quindi questa la mettiamo così, perfetto. Una, due, ce n'è un'altra qui che non ce l'abbiamo, ma la mettiamo, non è un grosso problema. Quindi la mettiamo un'altra qui e ne mettiamo delle altre in mezzo, così almeno siamo tranquilli. Allora, facciamo che parla. Ne abbiamo un po', ok. Perfetto, l'abbiamo messa. Ok, andiamo qui. Ne mettiamo una, due. 3 è a posto. Adesso andiamo in questo qua, 0, perfetto, e lo mettiamo così e poi lo dobbiamo girare per forza e chiudiamo tutto quello che c'è da chiudere. Quindi qua così e qua così e questo qua così. Vediamo un po'. Sì, io direi che così va già meglio, ragazzi. Vedete? Poi ci servirà la nostra leva, perché se noi mettiamo la leva qua, poi ragazzi basta solo tirare la leva, si accendono le luci. Ok? Questa è una cosa che io vorrei poi fare. Sono un po' fiacchette, vi dico la verità, sono un po' fiacchette come luci, però questa è girata al contrario, eh. Quella lì era girata al contrario. E sono un po' fiacchettine come luci, eh. Che volendo però noi possiamo, no, da fuori no, perché si vedrebbe. Poi va bene, gli angoli io voglio fare una cosa del genere, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Mettere giù questa e girarla. No, così. Esattamente. E voilà. Così.
vedete, e viene fuori in una stanza un po' più moderna, via. Ok, vedete, avete visto? Allora, altrimenti ci sono anche questi così qua, guardate, adesso vi faccio vedere. Lo mettiamo al posto di questi, perché intanto noi adesso non ci siamo. Allora, sì. Vediamo un attimino. Ecco, questa può essere una cosa fattibile. Vedete? Da mettere in questa maniera, oppure, merda, subito sono andato a cannare, eh. Allora, oppure ragazzi, metterle, andiamo a vedere un attimo di qua, fatemi vedere una roba, perché io sto provando ragazzi, perché avete visto? Potrebbero esserci anche così. Non è una brutta cosa da vedere, però ragazzi, vi dico la verità, non mi piacciono, eh. Ok, per il momento così, io direi che così, con queste colonne così vanno bene. Poi vediamo un attimino, rimane un po' buietto. Io ragazzi, vi dico la verità, con queste luci qua rimane un po' buio. Io opterei magari per andare a creare magari delle luci un po' particolari. Vediamo un attimo, tipo ad esempio queste non abbiamo un cacchio, però dovremmo avere qualcosa a casa. Queste luci qua ce le abbiamo volendo. Non sono male le Atlantis, anche qua non abbiamo un cacchio, dobbiamo andare a prendere tutta la roba e poi farle. Fanno un po' più di luce, eh. Però già così potrebbe andare bene. Adesso ragazzi, io andrò avanti qui a fare il pavimento e a fare il soffitto, ok? Farò tutto come di là, poi vediamo poi il piano di sopra dove c'è la nostra base principale, ok? Intanto adesso, perché poi ragazzi qua, più o meno da queste parti, da qualche parte qui, volevo, magari là dove c'è quel cratere, costruire una. Magari qui, a parte che qua ci dovrebbe già essere qualche buco del ciappetto che va sotto, eh. Infatti, esattamente, c'è qualche cavernetta, vedete? Noi possiamo andare lì e rompergli il culo questo pirlozzo, ad esempio, esatto. E andiamo a vedere un attimo, vedete? Qui ci sono le caverne che vanno giù. Queste sono caverne che vanno veramente giù. Ok, poi vedremo un attimino. Allora, ragazzi, io devo fare una cosuccia. Raccogliamo un po' di questi fiori. Non abbiamo il posto, mannaggia il cazzo. Devo andare a fare del colore. Allora, prima di tutto andiamo qua. Vaga.
e andiamo a vedere un po', no? Per adesso ancora niente. Allora, io direi di fare una cosa, di togliere eliminare, vabbè, eliminiamo questo, dai. Eliminiamo i funghi, che i funghi li troviamo sempre. I funghi, ragazzi, li troviamo praticamente sempre. Quindi e devo raccogliere un bel po', ragazzi, di questi fiori rossi, perché mi serve il colore. Quindi mi servono questi fiori rossi qua, che me ne serve una barca e mezza. Andiamo a cercare degli altri. Eccoli qua. Ok, devo venire di giorno, ragazzi, perché qua di notte è problematica per tutti questi mostri sciattoli, eh? Allora. Molto molto bene, molto molto bene. Oh, che ficata che viene fuori lì. Molto bene, mi piace. La base sta venendo abbastanza bene per adesso. Allora, trasporto e andiamo a casa. Allora, ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati a casa, quindi. Ecco, no, giù sono le. Vi faccio poi vedere. Allora, adesso per fare una bella cosa dobbiamo andare a prendere. Fatemi vedere un attimo quanti ne abbiamo di fiori. 71. 71. Allora, 71, se non mi sbaglio, li dobbiamo fare qua dentro. E infatti mi sto sbagliando. Dobbiamo andare a farli qua dentro, giusto? Esatto, ma perché non me li dà? Perché il rosso non si fa con quelli. Semplicissimo, porca di quella puzzolina stronzola. Andiamo a vedere, non mi ricordo più. Allora, per fare i colori. E qua non ci sono. Per fare i colori, dove sono i colori? Non ci sono i
Allora, mi sembra un po' una cosa impossibile e non riesco a fare il colore. Allora, vediamo un attimino, un attimo. Terra, fiori. Allora, fatemi vedere. Allora, dovrebbero essere o questi, che non ci sta lo spazio, quindi questo non è di sicuro, saranno o questi o quelli là. Allora, proviamo ad andare a vedere con questi, perché mi sembra strano, però rosso con questi. Guarda qua, non ci sta, non ci sta. Perché c'è qualcosa che non va. Arancione? Allora, perché non me li dà? C'è qualcosa che non va. Non sono quelli, ma scusa, possibile. Non sono questi, allora sono questi. No, ma no, sono un coglione. Sono un coglione, ragazzi. Sono questi fiori. 120 ne abbiamo. Ragazzi, sono un pirla. Sono veramente un pirla. Perché abbiamo questi, vedete? Se noi li mettiamo qua, questi facciamo così. Allora, andiamo a posare la roba, perché sennò, ragazzi, qua non ce la caviamo più. Allora, facciamo così. Cominciamo a posare la, la stone. Dove è la stone? C'era la stone. Eccola qua. Poi. Blocchi craftati. Blocchi craftati, 1, 2, 3 e qua, via. Perfetto. Ci siamo. E via anche, no, questi no. Serve. Va bene. Qua ci siamo. Andiamo immediatamente a tirare via la cosa di limite. Ok, ne vengono fuori 4 volte. Quindi erano 120, vengono fuori 400, 2, 4, 6, 8, 480 vengono fuori di colore. Ok, lasciamo così per adesso. Ne vengono fuori un'infinità. Allora, andiamo a posare i nostri fiori. I nostri fiori li mettiamo qua. Dove sono i fiori? Ecco qua. Uno e due. Molto bene. Poi li dobbiamo andare a raccogliere perché non ne abbiamo più. Ma questi fiori, ragazzi, voglio provare a fare poi una cosa. Vedere se vengono fuori. Ok,
Intanto per adesso, ragazzi, possiamo anche poi lasciarci qui. Tanto devo aspettare e vediamo un attimino cosa fare. Ok, allora, facciamo una bella cosa. Intanto avete visto anche il colore, come si fa con quei fiori, praticamente, vedete? Noi abbiamo già 4, 8, 12, 12 fiori, 16 fiori con quella che sta facendo adesso, e quindi io andrò avanti a farmi queste cosucce, ok? Intanto andrò a raccogliermi degli altri. Degli altri fiori, perché nel prossimo video magari, ragazzi, facciamo un po' di avventura per ricercare un po' di risorse, eh? Vediamo un attimo, ok? Se vi dico questo, ragazzi, se i video si fanno lunghi sarà facile che ve li divido in due, perché se no vi devo presentare poi dei video di 30, 40 o 50 minuti. Quindi i video sono così, ok? Facile che vi dividerò in due. Molto bene. Allora, ragazzi, noi ci salutiamo qua. Come sempre, un grosso bacione e un grossissimo abbraccio da Vivo Libero. Mi raccomando, ragazzi, tanti bei like e condividete i miei video, ok? Ci vediamo nel prossimo video, sempre in compagnia del nostro amico Vivo, ok? Spero che rimarrà vivo, perché muore molto facilmente, ultimamente. Salteranno fuori tanti porco, perché come sempre sapete, mi conoscete, che i porco sono l'ordine del giorno. Ok? Intanto vado avanti con la base. Una volta che ho finito sia i pavimenti che i soffitti, ragazzi, partiremo con la base superiore. Con la base vera e propria, perché quelli sono solo i sotterranei, ok? Da quelli faremo magari anche dei sotterranei, e adesso vediamo, perché voglio fare una base con i controcacchi, perché questa qua sarà poi, vediamo, magari terremo un magazzino. Questo il magazzino, questo qua lo terremo, e boom, però di là io poi voglio fare il magazzino vero e proprio, cioè quello di roba che ci serve sempre, ok? E no. Ok, ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi, alla prossima.